Tifosi arancioneri, archiviato un fine settimana di pallavolo giocata, ne parliamo con coach Mario Barigione. Ciao Mario. Buonasera. Allora Mario, è arrivata una sconfitta in casa contro il Libellula Volley, le tue ragazze sono partite molto molto bene vincendo il primo set, poi che cosa è successo? È stata una partita molto simile alla prima in casa col Carcano. Primo set di livello molto alto, nel secondo, per dire la verità, invece eravamo sotto noi, abbiamo reagito molto bene, la chiave della partita è stata la finale del secondo set, due palloni che si sono volti a nostro sfavore, l'inerzia è cambiata e poi dal terzo quarto set abbiamo anche avuto qualche problemino fisico abbastanza importante di Francesca Parise, problemi alla caviglia con Sara Allegri, e quindi insomma direi che senza nulla togliere al livello l'abbiamo accusato anche qualche colpo che cerchiamo di recuperare in settimana. Comunque il bilancio rimane più che positivo, 12 punti, te l'aspettavi un simile rendimento sino a questo momento? No, assolutamente no, perché comunque molte erano alla loro prima esperienza in categoria nazionale e devo dire che sono stracontento, non contento, ma di tutto il progetto, devo dire che dalla 15 di eccellenza, passando dalla 17 fino alla 19, siamo entusiasti del lavoro che stiamo facendo. Tante giovani da te messe in campo, sintomo anche di come il progetto Giovani Sterteco stia andando molto bene. 2004 Fabrini, 2003 Porcella, stanno andando tutte molto bene. Sì, stiamo facendo poi giocare tutte da protagonista, per cui direi che non ci sono riserve, non ci sono comprimarie. Perché nelle ultime due partite hanno giocato tutte con un ruolo molto importante. Senti, passiamo alla prossima partita, trasferta contro l'Alba Volley, una squadra che avete battuto all'andata giocando molto bene, sarà sempre comunque una sfida molto delicata in quanto un girone molto molto equilibrato. Sì, vediamo chi e come riusciamo a recuperare per la gara di sabato, loro dovrebbero riprendere il loro posto forte di colore, titolare, che è stato assente fino adesso, ma ti dico, noi andiamo su continuando il nostro percorso formativo, anche se devo dire che le ragazze in settimana mi hanno chiesto di accelerare con gli allenamenti perché hanno voglia di playoff. Io il qui te lo dico, non è il mio obiettivo ma è loro, per cui stasera mi vengono in palestra, mi fanno una proposta, ti saprò dire. Ti ringrazio Mario, bocca al lupo per la partita, ci risentiamo. Grazie di cuore anche a te.